Benvenuti a questa serata importantissima per il cinema Gulliver, rinnovatissimo a proposito. Ora in digitale, sono surround, questo ovviamente sarà 3 stelle dopo che siamo andati via. Voi potete godere delle nuove tecnologie di questo cinema, veramente molto carino ora. Perfetto, questa sera invece parliamo di teatro. Teatro, l'arte insieme con la pittura, con la musica, forse più antica degli esseri umani, dove dall'antica Grecia in avanti si è visto tutto quello che si può vedere, anzi ancora si vedrà e si vedrà tantissimo. E stasera avete un esempio particolare appunto di quello che è stato il teatro napoletano. Questa sera ancora Gaetano Di Maio, di cui la compagnia appunto i teatristi hanno fatto Un bambinello di San Giuseppe, commedia che ha avuto un successo strepitoso grazie ovviamente a voi. E questa sera invece è Sciuta Pazzo Parrocchiana, il tema siamo sempre lì in chiesa e dintorni, però questa volta è molto molto più simpatico. Che cosa dirvi? La storia, giusto un sunto così, giusto per farvi un po' divertire e per farvi un po' assaporare quello che andrete a vedere fra pochi istanti. Il solito paesino, quello potrebbe essere un paesino nostro, insomma negli anni 70, realtà particolarissima, ovviamente contadino, tutti servatuccio, perbenista, dove però il perbenismo, sappiamo perbenissimo, è solo fatto di facciata. Infatti tutto sanno di tutti, tutti vogliono mettere bocca su tutto e ovviamente non vi dico niente, non posso dire tutto, so che si deve fare. Dunque, tutto si svolge ovviamente nella casa di un prete, e Don Sandro, e della sua perpetua, può mancare una perpetua? Giammai. La perpetua è Donna Rosa, e ovviamente il sagrestano, Modestino, la solita persona. Questi tre personaggi praticamente sono un po' il fulcro di tutta questa storia, e ovviamente alla perpetua, è inutile dirvi che cos'è una perpetua nell'ambito di un paese, cioè praticamente è la redazione, è il centro di informazioni di tutto, cioè tutto passa e ruota intorno a lei, sa tutto, e anche la persona poi che in qualche modo, volendo anche risolvere dei problemi, e il parroco cosa deve fare? Il parroco ovviamente quando riceve un po' queste informazioni deve comunque riportare tutto sul binario giusto, quello della fede, della riconciliazione, della pace, della tranquillità, ci prova il politico in qualche modo. Non può mancare, come in tutti i paesi, che cosa? La politica. Ovviamente il sindaco normale, l'assessore, la cui moglie è sulla bocca di tutti, anche questo è normale, un avvocato mangione, ancora più normale la cosa, e ovviamente dite voi, ma niente di nuovo? Infatti niente di nuovo. Anni 70, oggi non è cambiato assolutamente nulla, anzi con qualche peggiorativo, se ci può essere mai possibile. E infine ovviamente anche una baronessa, abbiamo il caso di una baronessa con la sua famiglia a seguito e un figlio che ovviamente come tutti i figli pecore nere che fa? Si fa, va a perdere la testa per una maestrina, ovviamente la sua promessa sposa che fa? Vi lascio immaginare la promessa sposa. La commedia si snoda ovviamente come tutte le commedie napoletane e italiane, gag, battute, fraintendimenti, gioco delle parti, insomma nel migliore stile della commedia ovviamente italiana e napoletana. Tutto ovviamente coordinato da rapporti contrastanti tra di loro, ma che poi alla fine si risolvono nel miglior modo. Questa rappresentazione andrà su Ricusati nel mondo web TV, ovviamente il tempo che le nostre rappresentazioni finiranno e ovviamente su questo sito web potrete rivedere tranquillamente tutto questo. I teatristi aprono la stagione 2014-2015 con Sciuta Pazzo Parrocchiana. Buon divertimento!
a deposito. Ma non fate passare la giornata, Modestina, andiamo. Sì, sì, ho capito, va bene, Modesti, ma ditemi, non sa, dove sta, quando è? O volessi che la chiamavo, piacere. No, quello sta dirigendo i corri e finire, ma chi, se no, no, è stato un po' cacciato, l'ha assettato. Va bene, assettato. Eh sì, grazie, mi siedo. Assettato. Grazie. Si è assettato, avvocato. Ecco. Oh, bravo, avvocato. E fumate una sigaretta? Va bene, sì. Fumiamoci una sigaretta. Ecco, bravo, bravo. Ecco, fumiamoci una sigaretta, così mi darà tutto a me. Sa, per questo anche due, Modesto. Due? Prego. Ma pugno me ne piglio. Sì, me ne piglio due. No, non ti capiti. Io non voglio due vicini fumare, capito? Non mi capiti. Io voglio due vicini fumare. Ho capito. Ho uno, ma uno. È nato massimo dopo mangiato. Perché, Modesti, ancora non avete mangiato? No. A questo punto. Ho capito, Donna Rosa è andata a trovare la sorella che sta molto bene, avete capito? E quindi ancora non si è cucinato, la cucina sta sudata. Tengo una ripolizia con un buco nello stomaco. Si chiede un po'. Piace tutta la maruna, avete capito? E quindi, che la maruna. Non ci pare. Andate lì, quanta maruna pizza, poco. Venga il centigas, caro. Ah, bene, Modesti, sì. Questa è una fiamma che arriva da fuori, arriva. No, è sottato. No. Devo salire. Chi ne fa una fiamma? Ma da vedere che fiamma che fa, questo. E non lancia fiamme. Aspetta. Dino, andiamo su, va, ragazzi. Ma ci preoccupiamo, Modesti? No, non mi preoccupare, no. E qui il baffo, tenete. Aspettate, ma cazzo, secondo me sto troppo vicino. Che vi devo fare una fiamma, allora. Arrivo. Io lo posso essere in posizione, dai, sta riscaldando. Dico, ma quando si scalda? Oh, lo lanciamo. Che va bene. C'è una casa che sta accendendo, c'è tanto la mia, è un po' caldo. Ah, Modesti, e i sempre l'accendino, e i cerini, che l'accendino sono tra di loro. A proposito, io ho fatto, in questa scatoletta i miei amici, pure due cerini. Uno. Due e siamo a posto. Avvocato, due cerini così per modo di dire, due cerini, due sigarette, no? Prego, pigliamo. Ecco qua. Ecco qua. Avvocato, qua stiamo prendendo la menù di già non sa che dove è la ma ci fa la sigaretta ossa. E tutti sparando in luce. E meno male. Ma come so bene, se sigaretta americana adesso. Ma che dite, se mi dite un'altra dopo cena mi fa male? No, ma che dite, Modesti? No, E allora tanto che pure che va la sigaretta. Anche l'altra sigaretta. Io non le compro, io non le compro, vizia, Modesti, ma fammi capire pure, ma tu vuoi fare vizia e fumare o vizia e raccattare? No, ma non vuoi vizia e fumare. Ah, avevo capito male. No, ecco qua, che sono fatto. Compagnia, mi ha raccattato, avvocato sta lì a buttare il pacchetto. Ma che facile, non devo ripare un pacchetto. Ma quello è buono, Modesti. Ma se sempre può servire. Ma come può servire? Che ne devo fare? Ma non sa andare qua. Non sa andare qua. E mi fanno accapatando perché se ne deve mai fumare un pacchetto di sigarette. Perché non vuole che fumi? Avvocato, ha inventato l'undicesimo comandamento. Non sfumacciare. E quello secondo me, salvando la chierica, la capa di mio cugino non è tanto buona. Oh, ma sapete che si è messo caldo? Si può dire, si può mettere un cazzone. Ma spero, tutte le mattine. Oh, che c'è, un cazzone, tutta la sera, che significa?
si vuole togliere l'abito nero, se posso solamente con un cazzo con la camicia, come i prezzi di città, eh? Ah, ho capito. Un compagno di zio montagno con Pacchista, corre sempre la moda da mare classica. Ho capito, sì, ma questi sono vecchi pregiudizi, sì, no, trogloditismi. Hai cercato chi è questo? Chi? Troglodito. Trogloditismi, ma non sapete che significa? Sarebbe a dire come cose antiche, robe vecchie. Ah, una specie di saponare. Una specie di saponare, sì. Non troglodititismi. Qui. Avvocato, che se salsicce, sono salsicce. Sono salsicce nel nostro, ognuno so di salsicce le suoia. Poi avete visto che processione lunga si voleva fare. Cugino per tutta la città, per tutto il paese, la marrone un coppia di spalle. E la guarda che Gesù Cristo ha fatto via ciò e si è accucciato un po'. Ma non dire resia, modesti. Guarda che c'è stato un uomo colore, c'è stato. Oh, guarda, però, mela, arancia, ma io non ho capito, ma alla volta alla Madonna si faceva una foto di d'oro e d'argento. E mo che fa? Accetta pure vinellato. Una volta, mo si rubano, e non è regalo giù, ma regalo di ma che dici? Ma pare che sei andato un santo che sta arrivando, È Don Santo. Almeno male che arriva. Aspetta qua, E sigarette, sigarette. Faccio una, no? Ah, che casino.
Poi chi è il medico? Che è il medico? Buongiorno. Non l'ho vista. Neanche qua è venuta. Neanche qua. Ah, ma questa volta non ce lo faccio, eh! Parola mia, questa volta non ce lo faccio! Come se ambulanza la devo combinare? Come se ambulanza? Medico! Vieni qua, Piano, dove vai? Dove corri? Vieni qua! Stava a sentire che è successo con tua moglie. Raccontamelo un po', che sì, vieni qua. Che è successo? Vieni di qua. Ecco. E lo racconti tu, dai. Aspettatemi, dai. Piano piano, raccontami che è successo con tua moglie. Che si è tutto qua? Ecco qua. La birbante va trovando a forza da me il denaro per se fare 29. Perché? Sei spezzata la dentiera, l'hai caduta. Ma che caduta? Ce la spezzai io, con due buffettone! Ma se lei si mangiasse il semolino, la tendiera non occorresse? Va bene, medico, quante volte ti devo dire che tu non devi picchiare tua moglie, capito? Sì, non la devi picchiare, la sera devi bere poco vino, medico. Ma padre santo, ma come faccio a non bevere vino? Se io la sera non bevo lo vino, la notte non torno, e la volta già sai! Medico, ma che ti ha fatto quella povera donna? Che ti ha fatto? Che mi ha fatto? Innanzitutto mi fece messa. Io me la sposai di una maniera e lei si è fatta per altro. E poi? Quattro figli. Me ne fece tre figli. Va bene, e non è colpa sua, dai. Non è che colpa c'ha. No, padre, la colpa è la sua, la colpa è la smenza sbagliata un corpo. Uno maschio, lo tengo caro come la luce da l'occhio e mi sta lontano, sta a Torino, da loro formatore, e così tutto sono rimasto solo, sono dentro lo pullare. Mezza le femmine. Ah, padre sa, ma io me ne vado. Ah, io me ne vado da Svizzera. Ah, fate che... Dinta la Maria. Medico, mi dispiace, ma io non posso fare niente per te, medico, mi dispiace. Questo lo so, padre santo, lo taccio. Statelo buono. Medico, aspetta, medico, vieni qua. Io non posso fare niente, ma la Madonna può fare tutto. Padre santo, ma quale Madonna? Io alle fatture ci credo assai. Non ti fare nervoso, capo. Ma lo miracolo, no. State zitto, medico, vieni qua, Ecco qua, vieni qua, piano piano. Non ti fare nervoso. Alza la mano davanti alla Madonna, così, dai, vieni qua. Padre santo, è che è la fascista la Madonna. Vieni qua, alza la mano davanti alla Madonna, così, dai, piano, così. Vabbè. Alza la mano e ripeti, Vergine Santa, guardi più qua, se no non ti vedo, Vergine Santa, Vergine, piano, non ti fare nervoso, piano, Vergine Santa. Guarda, sai, io mi vergogno, ma a me non mi esce, no. Piano, facciamo un pensamento, vieni qua. Vieni a fissa a me, piano piano non ti fare nervoso, Vergine Santa, io non vatti più a mia moglie, resto sempre con la mia famiglia, se tu mi fai la grazia che mio figlio Carminiero viene trasferito da Torino a Napoli, dai, piano piano, ripeti, dai. Oh, ma padre santo, è impossibile, come non c'era San Natale? Medico, tutto è possibile dalla Santa Vergine, fa adesso, dai, fai questa promessa, dai. Ma solo per far contento, no, piano. Vergine Santa. Vergine Santa.
nome del Padre, tu fai Giulia pure a me. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Ora vai, Mito. Ora vai e dammi fede, vai. Va bene, ma esatto. Ci vediamo, ci vediamo. La madonna ti guarda, non ti preoccupare, Mito. Ma da dopo un mese di tempo, e poi l'avanto, è meglio che lo fai, Ma papà te sa, io ce l'ho giurita, non lo faccio, Non ti giri nemmeno la bocca la testa. Forse meglio che ci tenessimo qualcosa pure per lui.
no. Potessi ricordati che Cristo ha predicato innanzitutto la carità. Non so, però guarda un momento, si può dire perché. Cristo però. Quando arrivo fanno, quando arrivo si, però. Ma c'è la moltiplicazione, è venuto la moltiplicazione, lo vedi? Ecco, è venuto pane, un pesce, moltiplicazione, mangi, vedi? È mangiare, lo sa, ma che stai dicendo? Ma che dici, potessi, che stai dicendo? Sì, non sai, invece banalizzato, su queste cose non si scherza, che ma pazzia qua non si scherza, capito? Non pazzia più su queste cose. Non sa. Qua parliamo di Cristo con tutti i rispetti, per carità. Non vi dimenticate quando Cristo andava a caccia dei pesci, che Ma sai, dimmi una cosa, i pesci dove stanno? I pesci non vanno. Lo so che stanno a mare, tu perché spari in giro, ma i pesci. Sono scemo che dicevo una cosa di vista. Allora Cristo camminava sulle acque, però camminava così, No, faceva la sfilata di moto, i pesci per la gioia, a Zupevich, a Fritturella, o bicchierelle di vino, e poi che non sapevi che non sapevi, una moltiplicazione, chi dà l'emozione, chi dà l'emozione, o peggio, a Zupevich, a Costa, è solo il sacrestano blasfemo ci mancava, il sero mago, sì, vabbè, sì, Sandro, io me ne vado, ci vediamo più tardi. Ma perché venite? Certo, nonostante tutto, il consiglio direttivo, come ogni anno, verrà a vedere i fuochi da casa tua. Ma state attento però, Sandro, io te l'ho detto e te lo ripeto. Sarebbe assai spiacevole se qualcuno scrivesse una lettera al vescovo per sollecitare un'inchiesta, capito? Un'inchiesta. Modestina! Ecco qua la Rosa che viene, meno male. E mi fa piacere che è venuto, che tu si senta pure essa. Eccola qua. Modestino! Modestino! Sia lodato Gesù e Maria. Oggi e sempre. Ma che sta furtendo! Vedi qua. Prima volevo aiutare a postare queste bosse. Ah, guarda che carozza, mi tengo tutte le mani sangate. Donna Rosa, voi lavorate un po' troppo. Ditemi una cosa, come sta vostra sorella? Ah, stanno capolavoro, tanta bella. Malati in danonietto, con tutto quanto casa che va attorno. Ma facete passo a farlo poco. Fanno male vedere. Dentro c'è il potessino che sta spasimando dalla fame. Ebbene, non poteva preparare qualche cosa. A prossima faceva trovare pure a me. Mollettino! Ti faceva male se cucinava qualche cosa? Buttata la parola di un golpe smorto! Ma comunque, non so, io a spese che ho fatto. Ho comprato proprio tutto. Dalla alla B. Non sa, scusate, ma sto coso mangia con lui? Sto coso, come coso, donna Rosa, questo è l'avvocato. Ah, l'avvocato coso. Ma con l'avvocato, che l'avvocato e basta. L'avvocato senza coso. Ma come senza coso, senza coso? Che sta dicendo? Donna Rosa, finiamola. Scusate, avvocato, voi mangiate con noi? No, signore, io adesso me ne scappo. Sandro, però te lo dico un'altra volta, stando attento che ti stai mettendo contro tutto quanto. Finché sono contadini, passi pure. Ma quella ragazza, lasciala stare. Quale ragazza? La donna Rosa, lasciate parlare a me. Che sto pure parlo con questo, parla su questo e non fa dicere con cate. Vabbè, allora, ditemi quale ragazza. La maestrina, quella che pretende di essere sposata dal figlio della baronessa. Un momento, un momento. Donna Rosa, lasciate. Non sa, calma, e lei ha una rella mia, io me l'ha già cresciuta. Che ne è come una figlia per me?
Facciamo parlare a me questo coso. Avvocato, scusatemi, il figlio della baronessa per caparra ci ha lasciato un figlio di latte. Voi o meglio lo scordate da dicere. Ma per la baronessa questo bambino non esiste. Ma come non esiste? Ah, già capito, capito tutto. Il signore disse crescete e moltiplicate. E lui per rispetto della baronessa aveva sottrarrà la moltiplicazione. Insomma, Sandro, la baronessa questo matrimonio non va giù. Ma che padre, è facile come dice mezza parola pure a me. Come? Non lo so, mezza parola. Vabbè, ma cosa la bocca? Roberto, ma quello è il figlio della baronessa. Quella, la ragazza l'ha violata. Ah, e tu eri presente quando l'ha violata? Come no? Chi lo fa rucchiare quando ne va a cannella? Allora come potete affermare certe cose? Quali prove avete? Prove? Ma come sapere di avvocato? Insomma, voi stavo trovando l'impronta digitale con la guaglione, eh? Voi non mi fiderete in un corpo stupioso. Ma come credete, avvocato? Che si fanno le fotografie, ricordo, negli appressi amorosi. Donna Rosa! Moglie mia, ce la vuoi offrire che ce lo mandava la baronessa. Donna Rosa, vi proibisco di parlare così della baronessa. È una povera donna molto provata. E chi lo trova è sulla provata? Povera donna, effettivamente. Pensate che la figlia ha perso la voce dopo aver fatto un incidente con una macchina. Vabbè, questa è un'altra cosa. E la figlia mi dispiace assai. Brava donna Rosa, è così che dovete parlare. Bravo. Perché la voce non l'aveva aperta, perché era una povera figlia. Ma l'aveva aperta! Ehi, ma donna Rosa, ma come vi permettete? Roberto, donna Rosa, vi prego di non alzare la voce in casa mia. Questa è la casa di un sacerdote. No, io qua non alzo più la voce, anzi, io mo alzo i cacchi e me ne vado. Ma state attento però, Sandro, io te l'ho detto e te lo ripeto. La lettera al vescovo può partire in qualunque momento. Ricordatelo, Sandro, tu hai una spada di Damocle che ti pende sulla testa. Mi hai capito, Sandro? Ricordati, la lettera al vescovo parte da un momento all'altro. Hai la spada di Damocle che ti pende sulla testa, Sandro! Scusate, ma chi è che dava di la spada a me? Niente, donna Rosa, queste sono cose mie. Rosa, scusate ma sai, sono il tanto giù parlato pure io. Ma sapete com'è? Quindi, chi lo fanno cane per il padrone a Lucca, vai a Puris. Puris, Puris, Suleris. Ma perché quella ragazza si è messa in queste condizioni? Donna Rosa, era una guaglione con la testa sul collo, non stava come sta. Non sa. Qui c'è qualcosa, non è sapita. Perché siete brevet. E che c'entra? C'entra. Chi le è brevet. Certe cose non è sanna. Come non ho capito come si è no, è brevet. Certe cose non è sanna. Perché sono brevet, no? Donna Rosa, non state sbagliando. Sì, perché mo vi spiego perché state dicendo una stupidaggine. Sì. Allora mo un psichiatra per curare i malati non ci passa remisso. E chi è questo? Un psichiatra. Oh Gesù, ma non lo tenim a San Psichiatra nella cappella a fascia. Ma si capisce che non lo tenim, non esiste. Ah, è un santo straniero. Donna Rosa, il psichiatra. Niente!
c'è successo sta voglio? Ditemi tu. Chi è? Non sa. Voi sapete, no? Diciamo. Che il problema è che. Non abbiamo più niente di vergogna, parlate. Sto qua, tanto. Quando un guaglione e una guagliona si conoscono, e poi escono insieme, e il guaglione è una sera la carezza i capelli, e una sera sopra il collo, e una sera roppa Rederina. Una cosa vi prego. Sempre più conferenze, conquista sempre un altro territorio, scende, scende, avanza, avanza fino a che arriva. Donna Rosa, passa, non mi arrivare. No, io mi fermo. Ma che la mano cammina? Donna Rosa! E poi, non sa dire parola caserina. Mia! Mia! Tesoruccio! Cuore mio! Anima mia! Thank you.
diventata donna nera. Certo, certo è il lutto per il vostro povero marito. No, non è il lutto. Dicevo, nera di dentro, nera di dolore. Guardata sta povera figlia mia. Un delinquente in macchina la investe a che sta povera il merdaruccia. Ah, ma io a quel pirata della strada, don Zaio, l'ho mandata all'elemosina, eh? Teneva tre case, me l'ha giù mangiata tutte e tre. Sì, è il caso di dire che tenevo proprio una voce d'oro. Accomodatevi, prego, donna Bianca. Grazie, don Sandro, grazie. Ma mo, don Sandro, ma mo tenga una caspina, don sì, Sandro. Sì, dite, dite, donna Bianca. Mio figlio Andrea. Vostro figlio, che è successo? È stato oggetto di seduzione. Mo che la maestrina si può far sposare per forza. Quello mio figlio si è da sposare la primogenita dei Sellitti. È un matrimonio di prestigio. Soldi non ne tenere, ma su una grande famiglia. E perché giovereno a mio figlio vicino alla bastardella? Donza, noi siamo cane razza. Oggi è bene a questa casa! Ciao, buongiorno, buongiorno. Alessandro! Venite, venite, portate tutto in cucina, c'è donna Rosa, consegnate tutto a me. Consegno tutto a me, ci sono poco. Bravo, bravo, fatti dare una presa di rosolio, mi raccomando, eh. Andate, andate. Mi porta delle cose per i poveri. È che le si ingrassano bene i poveri di questo paese. Non vanno i ricchi, naturalmente. I ricchi? Sì, donna Rosa, per questo non possono passare per la cruna dell'acqua. Signorina Matilde, ma voi per chi guardate sempre a te, alzate un po' la testa e sorridete un po'. Non potete parlare. E che fa? Ma lo sapete tutti i mariti che mi dicono sempre. Padre, se mia moglie perdesse la voce, mi avresti più bene. Piangete, piangete e aspettate. Aspettate che adesso vi faccio un bel regalo. Una bella immaginetta di San Gerardo. No, niente immaginetta stavolta, donna Bianca. Ecco qua, ecco qua. Una bella rossa. E mocio, un prete che fa il galante con una signorina. E no, cose veramente straordinarie. Tenete, signorina Matilde, una bella rossa fresca. Sono riuscito a farla diagnosi più sbagli. Sapete che vi dico, donna Bianca? Sapete che penso? Che non passa tempo e la signorina Matilde riaprirà la sua voce. Tutti la vogliamo bene. Mamma mia, lo San Donno ha fatto la profezia. Benedetto, benedetto. Benedette le sue parole! Benedetto, benedetto! Avete visto, non so, avete visto che tragedia d'indaga a me? Una figlia muta e un figlio seduto, e con tutto ciò c'è gente che ancora parla bene di quella squaltrinella. Donna Bianca carissima, donna Bianca carissima, io non posso obbligare la figlia della baronessa a sposare la maestrina, avete capito? Ma don Sandro, ma che ne sapete voi di queste ragazze moderne? Si mettono intorno come delle zecche? Io ti amo! Io ti amo! Senza di te non posso stare, io ti amo! Voglio essere tu! Ho sotto il mio letto! Ma tu che fai a casa? Ma che fai? Stavo cercando una cosa che non ha messo stavolta. Ho portato i finelli bisognosi, come mi avete detto. Perché c'era pure donna Rosa. Li ho lasciato soli. Avete visto che bravo giovane? Così è pure mio figlio, non so. Ma pare uno scema. Si fa infinocchiare da tutti quanti. Comunque, don Sandro, ci vediamo più tardi per i fuochi. Non mi ci facete pensare, ma già fa tutto che la saluta a piedi. Io non so guidare, non ho la patente. Allora, vi posso dare un passaggio io fino alla vintena. Veramente? Avete visto? Ho trovato anch'io della galanteria, con tutto ciò che so vecchia. Ah, e beh, come si dice, guardate come si dice,
Gallina vecchia, onestino! Gallina vecchia, ma nobile! Gallina faraona! Io me la vado a mettere in forno la gallina vecchia! Vado a mettere in moto la macchina, che Ecco, Sandro! Sì, sì, andiamo da ci vediamo più tardi! Andiamo vi accompagna la macchina, venite! Signori, ti è cassato il segno tutto quanto pazzo. No, no, no.
sa, cucina pure! Cucina modestina! Sapana, salsetta squisita! Ma fa sentire! Nine fa sentire! La mandiamo alla... E chiama Nine fa sentire! La mandiamo alla prova del fuoco! Sangue di pomodoro. Ah, un sospiro di prezzemolo. Sì, pure. E due lacrime d'oro d'olio. Una carezza d'aglio. E così tutta la salsetta. Ci sporco dentro due spaghettini verdi verdi e viene fuori un piatto così, un po' scugnizzo. Allora mi aiuta per loro. Invece del decamerone ha fatto un macarone. E vado io, non ti preoccupare. Andate voi. E tu mi raccomando, papà. Dunque, ragazza mia, fatemi capire. Voi che siete così seria, così modesta, com'è che avete ceduto alla tentazione del diavolo? Padre, padre, perché il diavolo si è presentato con la faccia d'angelo? Lo sapete, come diceva, io vi amo, vi amo, io darei qualsiasi cosa per il vostro pace. Ma perché non lo fai sentire quando è? Ma che fai? Ma che stavi facendo? La prossima volta sono in campagna. State più tranquillo. Che stai facendo? Avete mangiato, sì? Quello per ci hanno mangiato. Se può mangiare, chissà cosa che sta una donna di castigo che non può mangiare. Sì, sì, ti ho fatto vendere tutte cose salate in bocca. Allora mi castigo a me, amore, ok? Facciamo il castigo. Andate sotto e mancare una coppa. Allora mi castigo a me, amore. No, castigo a me. Amore. Dai, chi su poco, sotto. Castigo a me, amore. Vedete, non è tutto a posto, si è addormentato. Padre però ha rigettato solo un po' di latte sul vostro cuscino. Pure. Avete parlato? No, abbiamo parlato, sì, ma che parliamo, passano sempre le stesse storie e sono tutti uguali, sì, sì, è sempre la stessa minestra. E che potremmo fare? Secondo me, due linguinai voglio presto presto. Sì, ma mangiamo. Voglio ammaffare, è permesso? Tu? Dottore, non devi mangiare. Dottore, ma qua se viene vostra madre, dottore. Padre, voglio dire soltanto due parole a quella signorina. E io non le voglio sentire. Io ti amo. Ninetta, io non sono un uomo libero. Io sono uno schiavo. Dottore, vi prego. Ma padre, facite parlare. Qualunque sia il mio atteggiamento, voglio che tu sappia che io ti voglio bene. Dillo a questa sedia, ti crede più di me. Ninetta, ma lo vuoi capire? Io senza il consenso di mamma non posso alzare neanche un dito. Ah, il dito, ma l'altra cosa hai usato tu? Il nostro è un amore impossibile.
uccello, concorrite, correte! Oddio, Modestino! Modestino, non ti muovere di qua, no. Stai di sentinella, non ti muovere fino al mio ritorno. Non fa passare il dottore, non lo fa parlare con la ragazza sotto il mio tetto, mi raccomando. Non ti muovere, andiamo medico, andiamo medico. Modestino! Modestino! Modestino!
vicino? Ma che è stato, modestino? Ma che dici, ma non ti capisci, che hai fatto? Mi devi aiutare, devi correre a prendere il cuore. Non fate chiudere, non fate. Anche bene. Allora se non te ne pieno, pognacchiato,
va bene. E poi scusate, chi è che vi tocca lo stomaco? Forse qualche peccatrice che conoscete? Qualche faccia rossa che va in giro per il paese? Meglio faccia rossa che faccia tosta! Tosta? Ma qui non ce ne stanno tante! Ce stanno, ce stanno! E casa camuffano! Io conosco solo signorine bene che si sposano con tanto di velo bianco pulito e sacrosanto! E non sono fabbricanti di figli! A tradimento! Donna Pia! E figlie, se mi ricordo buona, non si fanno a tradimento, ma si fanno faccia a faccia e corpo a corpo. E per me una figliola con un figlio in braccio vale più di tante signorine per bene, pigliate tutte assieme e nuccottate da cinque cappelline fin sotto il sole dei scarpe. E mo da muovere adesso, mi paga a fo' il caffè. Ma prego, che donna noiosa. Ma quello con chi la vive? Lena! E non è chiaro? Elvi, ci ti sto tirando in ne capisco. Ma pigliate col formaggio. Sottigliezze, sottigliezze. Elvi, e non è lo stesso. Sindaco, voi che sapete così ben parlare. È un discorso, donna mia. Ma quale discorso? Chi nerve che tengo mi sento un discorso? Anzi, fate capire a Don Sandro che il mal di cranio mi ha costretto ad andare via. Donna Pia, non c'è emicrania che tiene. Voi non ve ne dovete andare via, perché se veniate voi giriamo tutto qua. No, no, nel senso, che facciamo? È la gente che deve vedere tutti uniti, come ogni anno. Tutti affacciati al terrazzo a vedere i fuochi. Sindaco, scusate, noi abbiamo fatto un capolavoro politico. Arlecchino con tante pezze differenti, se cosettero vestite. E noi con tante tinte politiche diverse abbiamo fatto una giunta comunale, sindaco. La chiameremo la giunta Arlecchino, Assesso, salite in terrazzo, Salite tutti in terrazzo, la convengo io. Salite. Ah, ci ho parlato pure, Era meglio se tu stivi zitto. No, era meglio se non mi sposava. Ma insomma, sindaco, che dobbiamo fare, Ci dobbiamo far vedere in disaccordo tra di noi, A prima fa l'opera di pulloginiero. Sì, vi ripeto, salite sopra. Speriamo che non ci dobbiamo intossicare il lieto vento. E non mi arrepiglia se, mi perciò non pure ti giusco. E allora è meglio che tu stai zitto. Vi raggiungo subito, assessore, vi raggiungo. Bianca. In nome dei nostri antichi trascorsi. Acqua passata. Non certo per colpa mia. Il mio sogno è che sono morto e voi mi portate dei fiori. Che brutto suona. Fiori di carta. Fiori di carta, donna Bianca. Finti come il bene vostro e che non seccano mai come il bene mio per voi. Per forza il discorso lo fa. Vi ho convinta, sì. Siete un maledetto seduto. Andiamo in terrazzo. Ora non vorrei chiedere scusa alla baronessa. Ma anch'io certe volte non vorrei prendere a calci certa gente. Sì, ma ci vuole l'impulsività, sì, ci vuole l'impulsività. Che è successo? Ma potresti? Non mi prego.
quando... C'è notte, non mi dice che ti dico un prezioso! E poi aiuto donna! Mangia, mangia, subito qualcosa! Se non te ne vai, se non ti vedi a calci! Motelari, motelari, qui, mo, via! Ma spaghetti, lo spaghetti! Pochi spaghetti a niente, Mannella mia, ce l'avevo mannate di estrema, ma con la es, che capi? Ecco, è ancora viva. Quando si va bene, e portamelo con po' di andiamo, andiamo. Andiamo. Oddio, ma questa parte. Allora Roscia non teneva ragione. Così ha perso la voce e così l'ha ritrovata. Piano piano, non sai. Piano piano, piano piano, portando con po' di. Piano piano, ma non è mia, tu non te la voce, ma non è mia. Ma non è mia. Allora che stiamo la vita capito pure, donna Rosa, non dite ancora nulla, non dite ancora nulla, un'emozione potrebbe far male alla baronessa. Può perdere la voce pure essa? Donna Rosa, voglio prepararla io piano piano, avete capito? Va bene, allora. Ah, la Judith che veniva a chiovere, così bagni in terra la bocca. Però che sei trasito? Ah, sì, sì, sì. Prego, prego, accomoda, quasi, quasi, è quelli venuti a piove. Ma ci siamo intossicati qui. Chi come qua? Prego, prego. Sì, prego. Buonasera, brava gente, buonasera. Avete visto per caso mio figlio? Ah, no, quello è delicato, non mi prende una bronchite. Sì! Ma possiamo da queste parti con la maestrina? Con la maestrina? Non sentire, cara, non sentire! Sono calunnie! Sono calunnie! No, 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 sindaco, amici miei, aiutate una povera madre disperata! Ma calma, donna Bianca, pensate al vostro cuore! Cuore? Ma quale cuore? Questo è un fico d'India pieno di spine! Ah, ma io voglio sapere quando è che mi potrò liberare di quella rispettabile signorina! Un momento! Signorina all'anagrafe, ma che la tenono figlia? Noi non sappiamo niente e non vogliamo sapere niente. Per noi quel bambino non esiste. Sono arrivati. Oh, matricina, amici, amici miei, aiutatemi, aiutatemi, oh, aiutatemi, aiutatemi. Calma. Ma voi già devi dare a sventurare la figlia vostra, vi pigliate questi atteggiamenti. Voi siete una donna di chiesa. Donna Bianca, fate un voto alla Madonna. Che se farete dare il nome che le spetta al bambino, la Madonna fa ritornare la voce a vostra figlia. Sì, sì, andate a chiamare a Don Sandro, così fa nato un miracolo. Ma voi fate la promessa. Mocca. Annanza tutto quanto. Sì, sì, Madonna mia, fai venire la voce a Matilde. Io faccio dare il nome al bambino e faccio sposare la maestrina. Contenta? Madonna Bianca. Ah, Don Sandro. Donna Bianca, state calma e distesa. Ho per voi una grande e bellissima notizia. Venite, venite. Mamma! Ah! Matilde! Ah! Ah! Miracolo, miracolo! Donna Rosa,
anch'io la guerra universale. Faccio correre i carabinieri, faccio correre. Non so quando sta. Scusate, avessimo detto almeno buongiorno. Sì, sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Aspettate, non abbiamo. Ma ci devo passare la fatta. Ci ha mandato Don Santo. Don Santo non c'è sta. È stato cercato sta castamurena. Stanno là stanotte se modestino. Ma noi ci dobbiamo parlare d'urgenza. La donna bianca ha scritto a Fuggino Vescovo e poi veniamo un momento a Napoli. Che bella notizia. E ve la dice una messa di ringraziamento. Una messa di ringraziamento. Donna Rò viene a fare un'inchiesta. Telefonata a Don Santo e portatelo da pochi presso. E che dico, vicina, c'è. Vuole ambrosia, ma vengono fuori! No, no, qua è tutto chiaro, non c'è stato nessun miracolo della Madonna. La baronessa si sente male. Diciamo la verità, stamattina quando mi sono alzata, sono scivolata e mi stavo spazzando una gamba. Ma perché avevano dato la cena al pavimento allora? Non mi mettete paura? Ma che resto, mettete paura in qualche cosa! Ma no, no, la baronessa è molto suggestionabile. Io volessimo sapere che l'ha scritto questa lettera anonima. Troviamo là che ti devo pagliare. Casimo 3.000 persone. 2.000 sono analfabete. Ma già sanno pure 1.000 che sanno scrivere. Ma perché, scusate, che hanno scritto? Hanno scritto, Danilo, hanno scritto. Eccola qua. Volevi che me la leggo. Come? Leggete, leggete. Cara Cagnazzara! Morita, morita! Hai ricevuto una grande grazia dalla Madonna che ha fatto venire la voce a tua figlia. Ora mantieni la promessa che hai fatto, se no passerai un cuofono di guai. Bada, una donna fece un voto alla Madonna e non lo mantenne. Ebbene, dopo poco tempo si dovette comprare una stampella perché si paralizzò una gamba. Ma cantati, ma vogliamo credere a queste sciocchezze? No, no, io sono cretina, ma siccome ci credo, ci credo. Dopo un altro poco buttò via la stampella. Ah, sei la guarita? Ma si comprò una seggia a rotelle perché si paralizzò pure l'altra gamba. Perciò, cara Cagnazzara, bocca a chi ti porta, eccetera, eccetera, il resto non lo ecco. Paga il tuo rebito alla Madonna e guarda dei cosci. Mamma mia, e mi ha fatto venire per rivedere, vedi? Ma quando qui, allora, ma quando posso? Qua non c'è stato nessun miracolo della Madonna. La signorina è investita per la seconda volta da una macchina. Sindaco, siete bravi, io sto morendo. E nemmeno ne posso parlare a signorina. E voi mi zittite ogni volta che va. La signorina, ma dite, ha riavuto la voce per vie naturali, per un semplice fatto emozionale, e ne è perfettamente cosciente. È vero? Credo. E come credo? E lo susciutato. Ne sei sicura? Mamma, io... Sì. Ma purtroppo non ricorda bene di che macchina si è trattato e chi la guidasse, eh? Matilde, era grande? Era piccola? Era verde? Matilde era blu? Era rossa? Fra le altre cose che è stata, già venuta la voce, è diventata più muta di prima. Povere Camarone, se sta ritornando la grazia. Matilde, qua facciamo tutto per la salvezza di tuo fratello. Sei d'accordo? No, mamma, io no. Matilde, parla. No, non sono d'accordo. Zitta, fatti scendere la lingua in casa. Che li passa l'angelo e dice a me? No, ma ti va bene là, se non ha finito con questa pagliacciata che parla. Matilde, ma se potesse fare una faccia tanta che di chiina, se potesse fare una faccia tanta che di chiina, ma io volesse sapere chi è stato, chi è potuto essere. Modestino? Chi? Innaggio fatto niente, ma no, che? Ma che stai dicendo? Chi ti ha giudizio tra sì e giudizio Modestino?
Ma io non ci fate niente. E sta massa di la gente è morta. Niente, non ci sta facendo mettere su lui. Che facevano meglio, scusate. Avevo fatto riavere la voce alla signorina, mi aspettavo come minimo una medaglia d'argento. Sì. Alla memoria! Perché donna bianca ci aveva prima? Mo ce vuole. Io comunque non saci niente. Io so che ho finito il cuore, ma dai, va tanto. E vada a riposare poco, va, va. Io lei va a cinare un po'. Quando sono scocciato, mi sono venuto che facevi per l'aria. Ma dicono che se una cosa a mangiare. E tu vieni sempre a mangiare. Dopo, dopo, mo che se ne va a Lorissa, già preparo un pane e preparo pure a te. Ma mangiamo a spartati. No! Ognuno di due si chiuso. Ma no, è così. Matilde, ti senti bene? E fa sentì qualche cosa? E ha levato un contrabbasso e ha avvisato un bene. Scendi, la voglio non parlarci un segreto. Ma la macchina è lì. Siete che le mo' muo' a parlare. Calma, calma, state calme. Muo' fa sentì la voce, lo vedo. Sì, Matilde, c'hai gli occhi rossi, stai piangendo? C'è lei che se non parla più. È l'angelo, è l'angelo. Ma che non ha parlato mamma, ha giusto per mamma. E vabbè, la vogliamo far cantare. Che La vogliamo far cantare la bella canzone. Sì, canta con mamma, canta con mamma. Sì, quella con la mamma è bella. Fatti mandare con la mamma a prendere il latte. No, quale latte? Attacco io. E sveglia! E vieni! Donna bianca. Uno, due, tre. Bella tu sei quel sole, bianca più della luna. E meglio che me ne va a dire, mi va a dicere una bella preghiera. Che preghiera va a dicere che? Non avanzate, parlate con vostra figlia. Matilde, tu quasi partecipi per quella. Per Ninetta? Zitta, niente Ninetta, per me si chiama quella. La signorina, quella, tiene un bambino. Ma voi la sentite? Ha cacciato una pezza e lei, madre Maria, viene di pace, signore con te. E io l'ho capito, questo è il fatto. Forse dovevo tenere un bambino pure io. Allora sì, ma Celeste si litti, bambini non ne tiene. Non posso presente. Mia madre non si presente in giro. Celeste si litti, si sposa col velo bianco. Certe volte anche bianco con Maria Chiara. E che cosa vuoi dire? Niente, io vado a prendere una boccata d'aria. Qua mi sento come una farfalla, chiusa sotto una campana di vetro. Gloria al padre, al figlio e allo spirito santo. Questa ragazza mi farà morire. Aiutatemi, l'olio. Ma quale aceto? Ma quale santo? Datemi un bicchiere d'acqua. Ma l'ho vestito. Subito. Sicuramente è stata quella lettera anonima che mi ha terrorizzato. Mannaggia il diavolo, la sua coda e le sue corna. Ma che ne servono le corna? Ma non posso.
lei tenga centenari e corna. Ma quella luda al bestiame che commercia, sia chiaro. Mucca, capo, i campa a mezza e corna in coppa e corna. Ma corna mai! Volevamo sapere che si dice? E lo dovete dire voi che venite da fuori. Buongiorno a tutti! Oh, avvocato! Buongiorno! Buona, allora, ci sono novità? Sono cose pazze, sto paese arrovutato. Ognuno che tiene qualche cosa speri sotto una macchina. Ne pulita uno. Toro zuppa mi ha detto, ah, se ho patatelle mi facessi sotto una macchina, io mi accungiassi la coscia. Ma che succede? Un vescovo va bene. Che ne sappiamo, che ne sappiamo. Donna Bianca gli ha scritto, ma non si sa se viene. A proposito, donna Bianca. Avevo visto la maestrina con vostro figlio Andrea. Ah, Nerone, Nerone, che assassino! È stato Nerone che ha ucciso la madre, vero? Sì, ah. A mamma è Pascalo Liro. Fa moretti, che le moretto godif. Ma che cosa hai capito? Quelle parlano di mitologia. E via, sta signora, non la conosco. va bene, a mangiarne. Stasera va a portarle fresche, annunci. Andiamo, andiamo. Donna Bianca, io non capisco perché perdiate tanto tempo a discutere quando la truffa e l'inganno sono così evidenti. E l'avete sentito l'assessore? Ma tutto il paese è convinto del miracolo. Noi rischiamo di passare per gli scredenti, perdiamo un sacco di voti alle elezioni, ma bisogna svegliarsi, svegliarsi! Svegliarsi, appunto, svegliarsi! Andaci che va la porta, si mi faccio mezzo mese. Potresti rimanere chi ti sta calco qua? Io voglio solo proteggere donna Bianca dall'ardito complotto uscito a suo danno. Per trovato scelto poco, se no. Sindaco, silenzio. Avvocato, continuate. Grazie, grazie, grazie. Sindaco, mi spiace. Perché c'è il caos, è morto. È morto, c'è il caos. Quando mi dispiace. Ma va a reputare che bella figlia, alta, imponente. Una colonna, una colonna. Ma di chi, sindaco? Una colonna che è andata a morire. E una colonnetta che è stata. Diciamo una preghiera per cercarlo, diciamo una preghiera per cercarlo. Diciamo una preghiera. L'eterna riposa. L'eterna riposa. Ora a lei, Signore. A lei la luce perpetua, riposa in pace e amore. L'eterno riposo, ora a Signore. A lei la luce perpetua, riposa in pace e amore. L'eterno riposo, ora a Signore. Metto a lei la luce perpetua, riposa in pace e amore. Ehi, sono più me, capito da voi? E chi mi dice, la gente mi fa un po' da me, ciao! E poi c'è il caso, sto che è morto. Avvocato, continua a dire. Dai, prego, dunque, io volevo farvi una semplice domanda. Come fu formulato il voto di donna Bianca? Voi eravate tutti quanti presenti. Ha forse detto farò sposare la maestrina con mio figlio Andrea? Ma no, avvocato, il riferimento era implicito. Niente affatto, signor sindaco. Disse solo farò sposare la maestrina. Un momento, non pazziamo. Disse farò dare il nome al bambino. Giusto. Disse farò sposare la maestrina e dare il nome al bambino, ma non disse da mio figlio Andrea. È vero, io Andrea non l'ho mai nominato. Non pazziam! Voi con tutte queste chiacchiere state facendo festa a Maronna! Ah no, donna Rosa, mi dispiace, questo non lo potete dire. Tu stai zitta e non parlare. E perché io non posso parlare? Perché non devi parlare. E perché non posso parlare? Perché non stai andando male. E che sta gente che mi fa di panica? Perché non posso parlare? Perché ma oltre ad essermi
è antipatica, viene a zeppola a mocca! Questa non è una zeppola! No, è un panzarotto! Questa non è una zeppola che è un panzerotto, è una aerea francese! È proprio, è uno scagliuzzo! Ma la volete finire? E più lo sa friggito a via! Insomma, signore, signore, controllatevi! Dunque, concludendo, basterà trovare, insomma, un marito mezza sticciunto, mezza sticciva. Lo troviamo per farla sposare con la maestrina, cacciando qualche cosa e soldi e stando tutto quanto a posto. Il miracolo alla Madonna non viene affatto negato, il voto di una donna bianca è mantenuto e dobbiamo cacciare solo Tarallucci e Pino e festeggiare. Sì, sì, io sono d'accordissimo con l'avvocato. Ci voglierà pure una dota sta maestrina, tenga una casarella. Già voglierà pure, che vuol giusto marito casa la piglia. E alla fine non è detto che debba essere proprio minorato. Potrebbe essere pure che so, uno così. Uno come Modestina, brava! Modestina, tutta sommata! È un simpaticone! Questo poi non montano rechiste quando l'hai rivestito per bene, fa nata figura. Come si dice? Viesta ciccone che pare barona! Scusate, maledessi, scusate! E che ne so, muoio su due piedi, ho detto buona, una buona dote. Ma adesso sì, bene da sarma, tutta tagli a cucca, via, via, via. No, io poi sono sacrestano, vedi, i miei figli sono prete, i sacrestani si possono sposare. Oh, ma io a me, e mi ha fatto cucchia, hai detto. Ma non sapevo, la lo sa, gliel'hai detto, chiamo Genia, ma tu cucchia, ma tu cucchia, ma tu cucchia, è andare a mia cucca, no, non andare a mia cucca. Volevo solamente sapere, sta casarella, è una casarella, ma perché? No, di che cruci c'è, che è una lucetella. E perché? Che è una lucetella tu? Secondo voi, uno come a me fa crescere le creature da una casarella piccola. Ma perché fa scuola intrattenimento? Non è che fa scuola intrattenimento, no. Lo dico di no. Certo, non capisci. Tipo sono un tipo caldo, insomma, no, sono un tipo da... Non so se mi spiego, però... Che facite? Mi sento 8 figli a scaricare così, non spiego più. Ma va scaricando niente, va, vai, va, vado con. Ma facendo così, vado con. Ma voi pensate voi che la maestrina c'è? A me mi è parso un tipo non tanto cedevole. Signor sindaco, ma quando è lei che non accetta, noi ce ne laviamo le mani. Avvocato, voi siete un genio! La gamba! Io su così ci credo! Donna Bianca, non vi preoccupate, questo è solamente la vostra artrosi, la vostra maledetta artrosi! Sì, ma io ho paura! Ma questo è fanatismo, questo è pazzia! Mamma, noi abbiamo ragione, perché Andrea è stato circuito, raggirato da quella streghetta di maestrina. Hai ragione, cara, quello mio figlio è un checchione. Io l'ho cresciuto con l'ovetto e i biscottini, e mo viene Lucrezia a porgermi la roba. Certo, fate, mamma, che brutta razza che siete. S'arriva che sono figli della cortullata una, recita... Illude linguenda, andate da panzato, goppo curto luce doppia, contro me. Donna Rosa, noi abbiamo la coscienza perfettamente a posto, pulita come un panno di bucato. Ah, oh, in giù questo fa una faccia da... Oh, braccia, che ticchina! Chi sto fatto in progressiva! Arrabbiato, facci di corda! Cristo qua! O papa sta a Roma e o vescovo sta alla vostra villa. Ah, perché è venuto vescovo? Sì, signore, è venuto vescovo. Quando hanno donna bianca.
se sta ingazzando. Ma come va? I vescovi non si incazzano, si arrabbiano. Via, non ne ho stesso. Andiamo subito, andiamo. Si abbraccia con i fammati. E non abbiate paura delle minacce di certe civette. La Madonna non manda guai a nessuno. La Madonna sa bene quello che fa. Sa tocca sta subito da donzando che serve a novesco. Modestina! Modestina! Dite, dite! Oh, 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 oh! Io non
cosa? Bambino. Padre, una domanda. Dimmi, dimmi.
Padre, si può avere antipatia per la propria madre? No, ma che dici? Che dici, figlio mio? Che dici, sì? Che dici? Lasci che ti dia del tuo come quando avevi i calzoncini corti e facevi i stirichetti. Tu stai succhiando veleno come fosse miele. Non succhiare! Non succhiare! Padre, ma quello è diabolico! Ma che diabolica, ti vuole rendere felice al mondo suo. Se ti vuole rendere felice al mondo suo, è sempre quella che ti ha dato l'arte. Sì. Ma ora mi dà del fiele! Del fiele a E tu, non lo succhiare! Non lo succhiare! Ma perché se sto maledetto, amico, mamma mia! Che risolvi? Che tu vai di qua e di là e che risolvi? È inutile che cambi posti, non serve a niente se la tua coscienza è turbata. L'occhio di Dio ti segue ovunque ti segue. Ma fattene poco che hai fatto tu! Permesso? 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 Permesso
cesta con le offerte in omaggio di sua eminenza il vescovo e riconsegnata a Don Germano. Ma non deve qua. Datela a Don Germano, andate. Dopo, andate, andate. Fatti dare pure una mano da Don Germano. Andiamo, adesso è prego, prego. Prego, eminenza, prego, accomodatevi. Pace, pace bene a questa casa. Pace a voi, eminenza. Noi forse non la meritiamo. Don Sandro, vi chiamate così, vero? Sì, monsignore. Donna, prego, accomodatevi. Prego, donna Bianca, accomodatevi. Grazie, donna Bianca, scusate. Prego, prego. Prego, accomodatevi, monsignore. La pace è un albero che fiorisce più bello nei campi dove c'è la guerra. Voi tutti sapete per quale motivo, per quale increscioso motivo io mi trovo qui con voi. Sì, monsignore. Sarò breve perché il tempo mi tiranneggia e altre occupazioni più gravi mi portano altrove. Prima di tutto devo muovere un rimprovero, un asprissimo rimprovero a donna Bianca e a suo figlio. Ma, monsignore... Cugina, cugina carissima, vostro figlio ha compiuto un atto indegno, un peccato grave. Lui sta pigliando il patto eminenza. La povera e tenera pecorella è capitata tra un branco di lupi. Ma non è quando ce lo sta cantando. Il signore abbia pietà di lei come io accolgo nel mio cuore paterno. Sì, eccellenza, ma... Silenzio, per favore! Avvocati! Monsignore, se ho sbagliato vi chiedo perdono. Mi dispenso dal baciarmi la mano. Ah, chi sono sacerdote? Non a me che dovete chiedere perdono. Il perdono è di Dio e io sono veramente, veramente indignato. Maronna, mi sta facendo arrugriare! Eccellenza, permettetemi di insistere. Ah, la schiena, la schiena. Io sono il sindaco di questo povero paese, Vittorio Scardacione. Sì, sì, me lo avete già detto tre volte. Tanta baraonda, non ce l'avete capito, eminenza. Provvedete piuttosto a migliorare le condizioni di queste strade. Per salire qua su mi è venuto il mal di macchina. È da anni che mi batto per questo spinoso problema, eminenza. Ma non ci danno i soldi, capite? Io faccio tanto per questo paese. Adesso voglio organizzare dei fastosi festeggiamenti, sì, con banda e luminari. Festeggiamenti in onore, che come credo di capire, del miracolo che voi ammettete. Chi ha parlato di il paese? Qui non c'è stato nessun miracolo, neppure l'improvvisa guarigione di Matilde può giustificare la parola e l'uso miracolo. Eccellenza! Allora io sono sciolta dal voto fatto alla Santa Vergine. Ma certo. Oh, il Dio vi benedica. Uè, uè, ma questa cagna ne è capo male. Dovere umano però di vostra figlia e quello di vostro figlio è quello di portare all'altare la giovane che ha violato. Ah, io volevo dircelo. Ma ognuno è padrone di sedersi sulla botola dell'inferno. Eccellenza. Noi possiamo deplorare, pregare, piangere per loro, ma certamente non possiamo condizionare le loro scelte con delle bugie, per non dire con delle menzogne. Eccellenza, lasciatemi parlare. Qui non c'è stato nessun miracolo. Il dovere mi porta a dire ciò. Vostro figlio ottenne il trasferimento grazie all'interessamento di Don Sandro presso un influente e caritatevole prelato. Mentre vostro figlio superò finalmente l'esame, non per grazia della Vergine, ma perché Don Sandro conosceva l'insegnante. Eccellenza, ma io vincetti pure una lotteria del salvacuore. Io avevo bisogno di soldi. E lo Sant'Uomo mi disse, comprati il biglietto della lotteria che la Madonna ti fa vincere. Indovinate che numero ha scelto? Il numero 13. E come lo sapete? Lo numero mio, proprio lo 13. Sono passato per la sagrestia e c'era quel panierino di quella vostra lotteria. C'erano 90 lotteri, ma tutti 13. Ma che brugione!
mi fece fesso, mi fece fesso! La prossima volta con l'accetta! Posso fare la moglie! Ma devo sfogare tutti gli arretrati! Mi fece fesso pure a me! Ah! Ah! Capisco il vostro stato. Come fratello vi chiedo scusa, ma come vescovo vi rimprovero. Ninè! Ninè, Iamongene, Ninè! Doi peccatrici con mannuia! Non voglio star mezzo a questa accoppatura di gente onesta! E voi, Don Sandro, levatevi scarpe strette, se no facete i calli. Levatevi scarpe e menate la faccia a quaccheru. Ma chi è questa donna? Il cane di Sandro. Tu statta zitta, perché con lo stongo va. Una cosa vi prego. State tranquillo, non faccio niente, me ne va. O cane se ne va a cornizza e coscia. Don Abbondio. Ah, ma non finisce qui. Iamo un genere in me. Questa è un'offerta di Don Sandro, l'aspetto in macchina. Va bene, passo, come potete permettere simili confidenze? E che c'entra poi Don Abbondio? Monsignore, sono colpevole. Molto, molto, molto colpevole. Monsignore, vi voglio confessare. No, domani. No, no, adesso voi partite e io mi voglio confessare con voi. Ora? Sì, subito, sì. In questo momento è necessario. Sento di dire delle cose, dei pensieri peccaminosi che mi passano per la testa. Ve ne prego, se no, come se esco pazzo. Monsignore, beh, non sto bene, devo parlare subito, è come se fossi in punto di morte. Beh, in questo caso, cortesemente, lasciateci solo. Sì, sì, attendiamo il giardino, interrazzo. Ma prima voglio dirvi una cosa. Eminenza! Eminenza, voi ci avete portato la luce radiosa! Calma, questi discorsi! Salve discorsi! La luce radiosa! Ci ha portato la luce! La luce! Parla, Sandro, cosa mi vuoi dire? Quali pensieri peccaminosi ti passano per la testa? Che tu sei un grande disgraziato. Guarda che io ti farò! No, no, tu non fai proprio niente, perché questa è confessione e tu mi asserirti a stasera. Tu non ne venisci a nessuno, né a voce né per scritto, perché non puoi tradire il segreto della confessione. E perciò io ne approfitto per dirti che tu non vali niente, né come uomo e né come sacerdote. Ma come osi? No. Ho conosciuto i vescovi e i cardinali che erano veramente degni dell'abito che portavo. Davanti a loro io mi inchino e non bacio solo le mani, li baci pio. Ma tu no, tu personalmente questo vestito non lo puoi portare. Basta! No, non ho finito ancora, mi hai sentito. Io sì, sono colpevole, sì. Sono colpevole, ho inventato qualche miracolo. È vero, perché questi sono contadini
Sì, sono contadini che hanno bisogno ogni tanto di vedere un segno concreto della misericordia di Dio. Sì, sì, se non la fede se ne va, si perde. Io ho portato la pace e la serenità in molte famiglie, tu invece no. Tu sei venuto qua a fare giustizia cattiva contro la menzogna pura. Sì, sì, questo è un peccato di lesa umanità. Ma la Chiesa non si può basare sull'inganno e sulle bugie. Non ti mascherare dietro queste solenne parole. Tu sei venuto qua per interesse di famiglia. Nessuno ti ha mandato. Ti ha chiamato Donna Bianca e tu sei venuto, sei sceso in campo con tutti i tuoi paramenti contro un'umile ragazza, contro un bambino innocente, contro la fede ingenua dei contadini. Questo è un peccato gravissimo e io non ti assolvo. Sono io che non ti assolvo. Non me ne importa, io mi devo togliere questa scarpa stretta e la devo buttare. Dove me la vuoi buttare? Faccio pure! Ah! Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Sandro! Sandro, dove vai? Ma è assurdo tutto ciò, è assurdo. Oh, mamma, ma non c'è rispetto per un che donna, ma io non lo so, non chiamo un guardato, ma che è calunco, ma che non è amico, tu lo so, no? Non lo so, non lo so, è sempre confusione in casa, a lungo, cosa, che, oh, maestà, c'è l'eccellenza. Eminenza! E tu sei? E io sono il sacrestano. Don Sandro! Ma avete gridato, Eminenza? Che è successo? Noi l'abbiamo visto correre, quasi scappare. Sì. Stava con un piede scalzo. E l'abbiamo chiamato, ma non doveva mettere nessuno. È scappato, è andato via. Correva come un pazzo. Che caratteraccio. Io ho dovuto dire due parole. Una salutare tiratina d'orecchio. Ma mi sentite bene, Eminenza? Vorrei un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua, ma sì. Un bicchiere d'acqua là subito. Ma come vi sentite, Eminenza? Come vi sentite? Bene, bene. Piuttosto è lui. Piuttosto è lui che forse sta male. Va. Ecco, Eminenza, prego, prego. Grazie. Non vado. Io non la vado bene, credo. Sì, quasi un brindisi. Date a me, Eminenza. Grazie. Adesso devo andare. Il mio autista si sarà certamente addormentato. E via Rais. Caro amico, cara cugina. Ti accompagno la macchina. Grazie, assessore. Sindaco Eminenza, sindaco Vittorio Scappagione. Scusate. Cari amici, porto con voi e di voi un bellissimo ricordo, e non dico altro, la pace sia con voi. Donna Bianca, celeste! Finalmente, io lo dicevo, la verità e la giustizia come sempre hanno trionfato, così possa essere in tutto il mondo. Ma che è successo? È una città di la verità e la giustizia hanno trionfato, l'ha detto già l'avvocato. Già detto io, signor sindaco. Pigliate i bicchieri. Questo champagne. Ma non è meglio che andiamo a casa vostra? No, non possiamo lasciare a Don Sandro così, eh. Sì, e dobbiamo fare la pace. Alla fine è sempre il nostro parroco. Sì, io non ho mai dubitato di questa vittoria. Che dovevo fare la cosa da Madonna, non ha mai dubitato. Ecco qua, ehi. Ah, Cristino! Bravo l'avvocato, ehi. Prego, sindaco. Grazie. Cristino, passata è la tempesta! Odo agli augelli far festa! Hanno tentato di coprirci di fango, di avvolgerci nelle... una truffa! Ma noi, signori, siamo inattaccabili
perché noi siamo gente resta, gente di cristallo. Salute! 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 Ma che succede? Non capisce mai niente. Salute! Mo' giù, ti tengo con una centenaria.
di gamba mie se corne e goffe e corne. Ma corne mai! Aggiunto no! Ma vi dice Don Sandro che io non sapevo quando... Scusate, che ora è? Quando c'è il prossimo treno per Napoli? Io devo partire urgentemente. Mi sono ricordata che sta morendo mia madre. Ne cos'è niente? E scudere fa un po' poco. Salve regina madre di misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Signori Gamba, signori Gamba, noi siamo inattaccabili perché noi siamo di cristallo. Ma fammi caso, l'avevo tutta la cristalleria. Podestino. Ah, un bagno, ma no, andiamo qua, seconda volta. Senza zitta, mi sono portata. E donna bianca, permettete, vado a lavarmi le mani, permettete. Ma che me ne porta a me? Che problema che tengo, pensi, ma ne so. Vi avverto, vi do oggi 5 minuti di tempo e poi mi sento male. Quanto è bella, signorina, te lo pre all'arma. Satana ferma che male la prima cosa. Oh. Io mi facevo pigliare come l'ora tutte le giorni. I poc'anzi fatte male. Oh. E io mi sono fatte le carne. Carne! Oh, la carne, l'unico piacere della vita. Controllatevi, donna bianca. Adesso! Tazzando ferma che male. Oh. Qua la carne. Qua la carne, la carne non l'hai stuccata mai. Oh. Ma che modo quando la donna rosa si spugnava, guardava tutto la serratura, guardava. Posso vengue! Io c'è calmo! Ti capisci? Io c'è calmo! Io c'è calmo! Ma che c'è? Delinquente! Delinquente! Ma che state? Che è successo? Calma, signora, ce l'aveva con Modestino, non si preoccupare, non è successo niente. Ma che erano lì, forse andate che bastano male. Salve, regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, no. Calmati, ma la vuoi finire o no? Smettila! Voglio parlare! Zitta, basta! Muovi, mazza e panella fanno i figli bella. Avvocato, ma che cos'è questo nervoso che avete addosso? Io nervoso, io non sto affatto nervoso, donna Bianca. Io sto a posto. Io non mi sono confessato mai, non sono mica come voi, sindaco. Ancora, la vuoi smettere, no? Tu non ti sei confessato, ma io sì! E a te questo che c'entra? Imbecille! E come li confessavo i peccati miei senza confessare i tuoi? Certi peccati si fanno in due! L'acqua è morto, mamma roba, l'acqua è morto! Tu e l'avvocato! Facevi i peccati con l'acqua del cielo! Brutta, schifosa, porcellona! Maria Coretti a me e tu dici questo a me? Ah, ma voglio farti azzaglia! Cleopatra! Oh! Cleopatra che si innamorò di un serpente! E che capo tu! Signori, calma! Non facciamo scandali nel paese, capo! Scandali? Ma chi le donzate stanno a tenere le mani feste? Celeste, bambini, non ne tiene, sapete perché? Sì, va bene, perché sono sterile, va bene! Ora lo sapete tutti! Come sei sterile? Ma se tu mi hai chiesto i soldi me lo porto! I soldi? E tu mi cercavi a me, brutto martellato! Mannaggia il pappone! Quando io volevo solo un amore platonico. Sì, perché avete tendenze omosessuali. Io? E che te ne facevo dell'amore platonico? L'amore è fuoco. E non so studiare mai. L'amore è passione.
ma tutte cose sono purissime da casa. Sì, sì, è vero, qualche volta ha giù macellato qualche ciuccio per vedere. Ma cazzo stanno zelle giù grave. Scardaccione, si ha mangiato tre volte sorte per far strade. Primo, secondo e terzo piatto. È una calunnia, se ne è una calunnia. Soltanto una volta. Soltanto una volta. Ma che mi fate? Io sì, ho preso qualche piccola sopra, ma perché dovevo curare mia moglie? E gli onesti siamo sempre noi, diciamo. Ma che davo pure che tenevo l'influenza? E Gesù mi avrei santo per la spirita. E quanto a voi, assessore, intregatevi di corda vostra che sono incassato. Seguite il percorso, arrivate fino a Napoli dove la vostra moglie è scappata. Ah sì, e datemi un passaggio voi che dovete arrivare fino a Milano. E che c'è? Non lo fece quando io ero lontano. Stavo ancora! Fu per un errore giudiziario, assessore, un errore giudiziario, fu la lontananza! E certissimo non avrei! Pensate, per aspettò Ulisse per vent'anni. Omero doveva essere picco, doveva essere scapolo. Se no non nascondeva una pastarica. Sì. Ulisse era becco, ne sono sicuro. Sì, Ulisse era becco, era Ulisse. Sì, sì. Sì. Ma con tutto questo rogno che ha rima, giù per te mi ha pensato Ulisse che ne è corda. Ma che ce ne è morto e poi non è tuo paese nostro. Lasciamolo stare un po' quel paese nostro, Ci sta già Don Sandro che lo sta pittando bello nero nero. Ci stanno più paesi neri più del nostro. L'Africa. L'Africa? Che c'entra l'Africa? Cosa volete dire? No, io non dico niente, quello è Don Sandro che dice le cose. Oddio, ha detto anche questo. Ha detto tutto cosa. Oh! Non la passa perché l'ha avuto. Ma che era? Ma che vuoi tu? Che vuoi? Quando sono stato in Africa a fare le vacanze ho avuto un'esperienza con un giovane nero, va bene? Un nero! Ma come un nero? Otello la rovescia! Hai visto? Ti ha tradito con un negro! Che c'è di strano? Adesso vogliamo fare del razzismo, donna bianca? Parlando un razzismo, E tu, con sto curriculum internazionale, tu non devi sposare mia figlia! Ma bene di sposo col velo bianco! Chiamate la maestrina che la voglio far sposare subito! Ma tutto bianco! Sì, chiamate alla maestrina! Eri tu che mi plagiavi per farmi opporre! Ma che volevi da me, seduttore? Maliarda! Greta Garbo e Rodolfo Valentino! Maliarda! Ma non si dice Maliarda! Ah, ma chi è che lo passa zitto dopo la chissà? Ah, voleva addirittura Maliarda l'avvocato! Non siete sempre modesto? Voi parlate sempre corne vacche, corne voe, corne crapa, ma omettete sempre il pezzo migliore. E corne e cerva arricciate che avete in fronte. Sì, voi. E un primo cliente di vostra moglie, sapete chi è stato? Chi è stato? Sono stato io! Luoghi! Sposare. Figli miei, è domenica, sposatevi stasera.
E mangio di mica cieca! Che fa ma paura? Avete visto una scarpa? Io non ho perso una. Andiamo a messa che ci stanno aspettando.
Grazie. Bene, bene, siamo arrivati alla fine. Che dire, i soliti ringraziamenti, come ogni anno. E io dico sempre grazie a voi, ogni anno non mi stanco mai di dirlo. E grazie sempre a voi che ci permette, ci date la forza di portare avanti questa magnifica avventura. Questa è un'avventura. Grazie a voi! Grazie! Gli sponsor l'abbiamo ringraziato prima. Va bene, alla prossima. Grazie.